Io mi chiamo Alessandra Taretto, lavoro presso la provincia di Pesaro Urbino, a Servizio Ambiente, e le mie colleghe sono due architetti, Silvia Cecchini, Manica De Rosa, e abbiamo con noi la Claudia Carani, che è dell'Agenzia per lo sviluppo sostenibile di Modena, che ci sta seguendo durante questa attività che stiamo portando avanti qua in Veneto sulla questione del patto dei sindaci. Allora, la provincia nel 2011 ha chiesto all'Unione Europea di essere riconosciuta come coordinatore territoriale. Il nostro questo è porto. Tarcisio? Pronto? Dove sei? Ecco qua. Ok, va bene, dai. Dai, adesso non ti stavo parlando, dai, vieni. Ok, dai. E adesso mi fa porto, quindi te ne darò poi la parola avanti. Per cui dopo questa, la firma che ha fatto di fatto il presidente della provincia con il responsabile della direzione generale di energia di Bruxelles, è partito questa bella sfida, chiamiamola così, del patto dei sindaci. I sindaci che hanno poi a loro volta espresso l'intenzione di avviare questa cosa con noi sono questi che vedete qua, i comuni sono questi qua che sono colorati. Per cui abbiamo creato tre aggregazioni importanti, perché l'Unione Europea ci ha detto chiaramente: non fate lavorare i sindaci in maniera solitaria, ma fateli lavorare in maniera aggregata. Questo, diciamo, è un requisito sine qua non che ci ha imposto proprio la Commissione Europea. Per cui anche in linea con le aggregazioni che stanno venendo fuori, unioni dei comuni e aggregazioni anche del nostro PTCP, abbiamo creato queste tre aggregazioni. La prima è Pegno, Urbagna e Borgo Pace, poi abbiamo Frontone e Serra Sant'Abbondio, la seconda, e l'aggregazione più importante dal punto di vista di densità di abitativa abbiamo Sedungarina, Sant'Ippolito, Varchi, Fratte Rosa, Mondavo, Piagge e Piagge. Cosa succede? Questi comuni devono lavorare insieme per fare due cose fondamentalmente: un, inventare delle emissioni di anidride carbonica, e questo è stato grazie al supporto del Megas, che è andato tramite i due architetti che sono andati proprio presso i vostri comuni a elaborare i dati sui consumi energetici, dopo vi spiegheranno meglio loro come è stato fatto l'inventario. Dopodiché, e questa è la fase, perché gli inventari sono stati fatti, arriviamo alla fase della pianificazione, e oggi è importante proprio perché siamo nella seconda fase. Come andiamo a pianificare? È chiaro che noi come struttura di coordinamento daremo supporto ai sindaci fino ad arrivare alla stesura completa del piano d'azione del patto dei sindaci, che è l'obiettivo finale, quindi fare un piano energetico per tutti questi comuni. Però è chiaro che adesso i comuni devono molto relazionare con noi. Perché? Perché ci devono proporre cosa vogliono fare, che azioni vogliono fare per raggiungere i famosi obiettivi del 20-20-20 in merito alla produzione di energie rinnovabili del 20%, efficienza energetica del 20% e diminuzione delle emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020. Ancora il tempo ce l'abbiamo, il 2020 è abbastanza, ce l'abbiamo, diciamo, gli anni giusti, però è essenziale che nel 2014 vengano fuori dei piani concreti, perché da lì li andremo a presentare per i nuovi finanziamenti comunitari del 2014-2020. Ora passo la parola ai due architetti, che vi presentano la prima fase che è stata già compiuta, quindi come sono stati valutati i consumi energetici dei comuni, è stata terminata, quindi loro hanno individuato le emergenze dei suoi consumi delle varie aggregazioni. Dopodiché passiamo. Scusa, per capire, questa proposta è stata fatta a tutti i comuni della provincia, sì. Quindi la stragrande maggioranza non ha risposto, ha detto no. È andata così, è andata che abbiamo fatto i questionari a tutti i comuni, dopodiché alcuni comuni non ci hanno risposto. Quindi noi siamo tutti comunque andare avanti, abbiamo visto che i comuni, quelli un po' più virtuosi, hanno risposto degli impianti, dei progetti, e quindi è stata quasi una selezione naturale, ma per selezionare ci hanno perché non volevamo eliminare nessuno, è stata una fase molto delicata, però posso sapere cosa ha risposto FAM? No, allora, no, c'è da dire che FAM, Pesaro Urbino, siccome sono i comuni che superano 5.000 abitanti, non sono stati più molti, perché loro sono autonomi.
Quindi l'idea nostra di così... Non fanno niente a Roma. In teoria sono tolte, però, però so che alcuni di fanno mai l'ha fatto. Sì, sì. Adesso non so... Sì. Esatto. Non so come l'abbia fatto, ma penso lo stesso. Quindi... Con la Svip. Esatto. L'idea è proprio favorire i piccoli comuni, perché tanto no, da soli non hanno le risorse necessarie per fare un piano energetico. Allora, parto dall'elementare delle questioni di base. Per lavorare all'interno delle questioni di base noi abbiamo usato un software elaborato da un gruppo di enti locali della Emilia Romagna che si chiama LAX. E il LAX suddivide i consumi in due parti, la parte relativa al settore comunale, quindi all'amministrazione, e la parte relativa al territorio comunale. E stamattina vi facciamo vedere il primo LAX, quello dell'aggregazione Bassa Valmitano Cesano, che comprende questa aggregazione qui, e quindi l'aggregazione è formata da sei comuni, che sono il comune di Varchi, Mondario, Frate Rosa, Serrondarina, Piazza e Sant'Ippolito. Nella prima scheda dell'AX vediamo che ci chiede il nome dell'aggregazione e l'anno che, a cui facciamo riferimento. Noi come anno di riferimento abbiamo preso il 2007. E, qui abbiamo inserito l'area geofisica del comune in chilometri quadrati, la popolazione dell'aggregazione in questo caso, e poi abbiamo sommato la popolazione di tutti i singoli comuni. La seconda scheda si occupa è la scheda degli edifici, riguardanti il settore comunale. E in questo lasso, nell'asse dell'aggregazione, abbiamo elencato quindi gli edifici, i sei comuni, e all'interno dei sei comuni, in questa cella gialla, abbiamo inserito la somma di kilowattora di tutti gli edifici del comune di Varchi, per esempio, e Frate Rosa e Mondario. Questo dato qui è stato ricavato, diciamo così, questo è l'asse dell'aggregazione e quindi complessivo dei sei comuni. Dietro ci sono sei asse, quindi sei inventari delle emissioni di base per ogni singolo comune. E quindi, ad esempio, per Serrondarina, nella sezione edifici abbiamo elencato tutti gli edifici dell'amministrazione comunale con tutti i relativi codice POD per l'energia elettrica e il totale del kilowattora consumato per l'anno 2007 per ogni singolo edificio. Questo dato qui è stato poi inserito qui, quindi questo è il totale di tutti gli edifici. E di fianco troviamo la colonna dell'euro, questa è la colonna relativa alle spese, e di conseguenza questo software ci calcola le tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Questo sopra la stazione edifici abbiamo la parte relativa all'elettricità usata, al gas naturale. Poi spostandoci al diesel usato, quindi al gasolio, quegli edifici che non sono alimentati dalla rete di distribuzione locale e quelli a CPL. Naturalmente non ce li abbiamo con tutti i comuni, in questo caso soltanto Serrondarina mi pare, ha un edificio CPL. E la terza scheda è quella relativa al parco auto comunale e suddivide il parco auto e il parco auto comunale e il trasporto pubblici. Qui abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo elencato i sei comuni e indicato i totali dei litri di benzina e dei litri di gasolio per ogni singolo comune. Anche qui fa riferimento all'AX. Le
comunicato il gestore e il kilowattora, il costo, è un dato che ancora facciamo fatica a rintracciare per alcuni comuni, che è molto importante il numero di punti luce per capire poi quanto consuma il singolo punto luce, e questo ce l'abbiamo purtroppo per ora solo per i primi tre comuni, Bacchi, Fraserosa e Mondaio. In questa scheda troviamo la scheda riepilogativa. Ecco, la scheda riepilogativa dei consumi, e questi grafici ci permettono di capire quali saranno i settori, quali sono i settori su cui bisogna concentrare di più le azioni, le azioni di risparmio energetico. E qui vediamo che l'attività comunale che emette di più è l'illuminazione pubblica, e di conseguenza vengono gli edifici e poi il parco macchine, mentre la seconda torta ci permette di capire le emissioni di anidride carbonica per attività utilizzata per fonte. E quindi abbiamo l'elettricità al primo posto, 61%, il gas naturale, il metano al 20%, il 16% è il diesel, il gasolio, e poi viene la benzina e per ultimo il CPL. Da questa parte in avanti qui si conclude la sezione relativa all'amministrazione comunale, e adesso andiamo a vedere invece la parte relativa al territorio. Sì, dunque nella parte del settore del territorio chiaramente abbiamo dovuto invece guardare le statistiche provinciali, e abbiamo diviso residenziale, terziario e industriale. Residenziale, l'elettricità è un dato che si dà terna, e abbiamo diviso per il numero della abitanti della provincia 2007 e lo moltiplicato per quelli della nostra aggregazione. Per il riscaldamento abbiamo contattato marketing di servizi e ci ha dato consumi per i vari comuni divisi per categorie, residenziale, terziale, eccetera, quindi ci ha dato una grande mano in questo senso, mentre con altri gestori tipo Enel collaborato per niente. Il gasolio da riscaldamento invece è per la vendita dei bollettini petroliferi nel sito del Ministero, anche qui diviso per gli abitanti, e abbiamo sottratto quello che abbiamo già trovato per i comuni. GPL è lo stesso, sempre dal Ministero. Stesse fonti per il settore del terziario, quindi statistiche nazionale e provinciale, e l'industriale. Abbiamo preso sempre Terna, marche di servizi, però diciamo c'è il combustibile differente del gasolio come fonte, ma non questo. Il settore dei trasporti, ci sono diversi modi per calcolare i consumi, perché capite bene che non è facile calcolare i consumi di un settore così vasto. Ci sono due modi, o per i chilometri percorsi o per la vendita di carburante. Noi abbiamo usato questo metodo, che è lo stesso che abbiamo usato per il parco autocomunale, e quindi abbiamo preso il sito del Ministero la vendita di diesel di benzina nel 2007. Abbiamo, diciamo, anche questo, vabbè, fatto una conversione perché era tonnellate lì, eccetera, e diviso per le abitanti, quindi benzina, diesel e basta, perché ancora nella nostra provincia purtroppo altre fonti tipo altre elettriche eccetera non ci sono. Poi bisogna calcolare, cioè considerare l'energia da fonte rinnovabile, gli impianti che sono stati utilizzati in esercizio nella nostra aggregazione. Al 2007 di fotovoltaico ne avevamo solo qualcuno a Marchi, Fraterosa, diciamo, tutta il numero 3,
di regia, insomma, presentate dai privati, e non abbiamo niente, poi un dato di facile reperibilità. E basta, non abbiamo altre tipologie di impianti normali. Nel 2010 poi stiamo guardando anche altri anni, c'è un aumento di impianti. Anche qui alla fine arriviamo alla conclusione con grafici a corta che sono importanti per vedere poi cosa avete di più. E scusate che ci vuole un po'. E mentre nel settore comunale quello che ci vedeva di più era l'illuminazione pubblica, alla fine nel territorio i trasporti sono quelli che consumano e che mettono di più. Quindi sicuramente nel settore della mobilità dobbiamo progettare delle azioni, perché alla fine anche sotto possiamo vedere della fonte che mette di più e il diesel, e quindi anche piste ciclabili sono fondamentali per cercare di risparmiare le emissioni. Ok, questo discorso qui l'abbiamo fatto per tutte e tre le nostre aggregazioni e adesso non sto a fare tutta la spiegazione, e anche perché abbiamo visto che confrontandole i problemi sono gli stessi. L'unica differenza nell'aggregazione, quella più lontana di Frontone, Serra Santa Pulpa, la differenza sta nella comunale, che non è l'illuminazione pubblica a pesare di più, ma il settore edifici. Ah no, scusate, non è Frontone Serra, ma quella con Urbana, Pendo e Borgo Pace, probabilmente perché Urbana è un comune molto grande e quindi anche avendo più abitanti rispetto, diciamo, ai punti luce, all'illuminazione pubblica, quindi la differenza rispetto alle altre due è che nel Paese andremo a progettare magari più azioni legate alla riqualificazione di più edifici, magari urbani, nelle scuole, ci sono delle case di riposo che consumano tantissimo. E quindi questa è la parte di analisi, d'ora in avanti andremo poi a cercare di colmare queste criticità con anche la collaborazione dei comuni, perché si faranno azioni sia a livello di aggregazione ma anche singolarmente, ognuno avrà le proprie esigenze. Io volevo anche un po' sottolineare su una cosa, è un software abbastanza dinamico, per cui ad esempio anche la questione dei rifiuti l'altra volta è venuta fuori il discorso che noi l'abbiamo considerato, loro non l'hanno considerato, anche perché è logico che noi andiamo anche a valutare questi impatti se poi i comuni stessi hanno intenzione di fare delle azioni sui vari impatti, come ad esempio i rifiuti. E in più è stato anche dimostrato, no? Tramite un confronto comunque con l'agenzia di Modena, che dal punto di vista energetico come emissioni di anidride carbonica l'impatto sulla gestione dei rifiuti è minimo rispetto a altre tipologie di emissioni di combatti ambientali. Sta di fatto che oggi questo, però quando devono fare il monitoraggio e vedere il software, possiamo benissimo mettere anche tutti i dati sulla questione dei rifiuti. Ora devo passare la parola a Tarcisio, ma ok? Passo la parola a te. Claudia in questo caso vi presenteranno quello che ha fatto l'agenzia di Modena sul patto dei sindaci. Loro sono comunque più avanti, hanno ormai da anni che lavorate sotto questo progetto, quindi si tratta tanti anni ormai, ci lavorate da anni. Nel 2010 abbiamo iniziato a promuovere l'iniziativa insieme alla provincia, però noi siamo sul territorio dal 99, quindi sono anni che lavoriamo con i comuni, per alcuni in parte di sindaci è stato solo un confluire in un progetto e avere un dichiarazione, ma non c'erano tanti progetti che potevano essere aggregati e delle organicità e quindi tutti di pianificazione. Domande del giornale. Noi abbiamo 47 comuni in provincia di Modena e quelli in bianco sono quelli che ancora non hanno ricattato dei sindaci, quindi sono pochissimi, e sono 7 comuni, quindi una quarantina hanno aderito, e quelli in verde e in arancione sono quelli
quelli che hanno aderito inizialmente, no? Qui abbiamo alcuni nella zona nord che si sono bloccati per il problema del sisma e hanno avuto una battuta d'arresto, ma ad esempio nella giornatissima abbiamo questi quattro comuni che sono in fase di approvazione, sono ripartiti, e gli altri sono i comuni gialli, che sono quelli che hanno aderito l'anno scorso, perché la regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando che finanzia l'elaborazione dei piani d'azione. E quindi noi siamo stati svantaggiati perché comunque i nostri comuni hanno dovuto provvedere autonomamente la maggior parte all'elaborazione dei piani, quello che è fatto il bando della regione, e come al solito chi esatto, che apre la strada poi viene penalizzato, va bene, comunque abbiamo tanti piccoli comuni che comunque non hanno potuto vedere la montagna, soprattutto che non erano ancora riusciti a avere appunto le risorse per elaborare i piani e hanno detto, devo dire che il bando della regione è interessante perché è un bando per l'unione dei comuni, no? Per cui spinge e forza i piccoli comuni ad aggregarsi, soprattutto nel che a parte il studio di pianificazione energetico, in generale lo studio di pianificazione per i comuni piccoli dovrebbe secondo me essere rivolto a una scala vasta, perché comunque sono un piccolo comune di 1000 abitanti ha poco senso, ecco. Per cui la regione di Emilia Romagna sta lavorando affinché molti dei servizi vengano spostati a livello di unione, perché abbiamo delle unioni che funzionano nel nostro territorio e l'energia e l'ambiente sono uno di quei temi che appunto si stanno spostando a scala di comune. E il piano è importante perché comunque dà un'idea di aggregazione comune, per cui anche in fase di elaborazione del piano e delle azioni iniziano a individuare le azioni anche a scala vasta, non solo del singolo comune. E questo è importante, vedremo dopo perché ad esempio gli interventi sugli edifici pubblici permettere ad esempio di preparare delle gare che siano appetibili per gli investitori, perché nel comune di piccole dimensioni non riesce a disporre una gara tipo ESCO, no? Una gara PC, dove c'è un investitore esterno che va a realizzare gli interventi e recuperare investimenti con risparmio, quando ha magari un po' tre edifici, quindi mettendo insieme magari 4-5 comuni si arriva ad avere una gara d'appalto che è appetibile appunto per gli investitori. Appunto vediamo quali sono i temi che noi cerchiamo di portare dentro i piani, cioè quelli che funzionano di più, naturalmente sui nostri piani sono piani a costo zero, perché così è per tutti i comuni, noi quello che ci chiedono appunto è di limitare le risorse, perché comunque al di là magari di qualche risorsa per le infrastrutture, per riciclabili, magari per la borsa, però è ormai qualche limite, no? Per cui sui edifici pubblici la strategia è appunto questa, fare delle gare in cui gli interventi li fa un soggetto esterno, un soggetto terzo. Sono le gare PC che anche la Commissione Europea promuove sempre di più, tra l'altro sono sempre di più i finanziamenti che vengono dati per preparare queste gare. E quindi anche noi abbiamo questo progetto ELEN, che c'è stato un finanziamento che viene dato dalla Banca Europea per gli investimenti, che ci finanzia la preparazione di queste gare. È un costo perché comunque bisogna fare diagnosi energetiche, censimenti della pubblica illuminazione, studi di fattibilità, per cui sono comunque gare costose perché comunque prevedono tutti gli studi preliminari che hanno un costo circa il 4% poi dell'investimento, perché tutta la progettazione preliminare è questo qua. Quindi se sono gare da 4-5 minuti, capite che sono gare costose, perché comunque hanno tutta una progettazione di base. Però appunto esistono finanziamenti pubblici e esistono i fondi strutturali della regione che anche se dovrebbero essere convogliati queste tipi di iniziative, e esistono i finanziamenti della Banca Europea degli investimenti e anche della Commissione Europea attraverso dei bandi che magari ci parlerà dopo Alessandro di questo anno. Però comunque sono gare che sono interventi che la Commissione Europea incentiva e promuove perché sono portano effettivamente a un risparmio. E appunto come vi dicevo noi abbiamo questo finanziamento in linea che va avanti per 3 anni e ci finanzia tutte le spese preliminari e lo sviluppo delle gare sulla pubblica illuminazione, sulla qualificazione energetica degli edifici e sfruttamento delle rinnovabili connesse agli edifici pubblici. Quindi stiamo preparando gare a tappeto su tutta la provincia. E il finanziamento copre il 90% dei costi, il 10% la pensione alla provincia insieme a parte di riduzione che è un costo per noi.
investimento bisogna prevedere 25 euro di investimento. L'investimento energetico è relativo sulla parte energetica, quindi se in una gara abbiamo tante luci di spesa, se c'è la manutenzione, binaria, straordinaria, la fornitura di energia e l'aumento di qualificazione energetica, l'unica luce di spesa che ci interessa, che deve far leva, è quella dell'investimento energetico. Per cui sì, è un grosso investimento, ma deve far tutto poi a investimenti energetici, a quelli rinnovabili. E adesso qua di gruppo volevo far vedere per la provincia di Modena cosa abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto appunto sul territorio da tanti anni una gara IPC nel 2004, la base d'asta era 14 milioni di euro, sono tutti gli edifici della provincia, quindi tutte le scuole della provincia, era una gara molto grossa, 30 centrali termiche e qua dentro c'era tutto, fornitura di energia, manutenzione ordinaria, straordinaria e la riqualificazione energetica. E abbiamo chiesto di risparmio del 15%. E abbiamo ottenuto un rimborso di gara dell'8,5% e con interventi aggiuntivi, perché la gara si sviluppa in questo modo, non chiedo risparmio e poi oltre al risparmio chi si aggiudica la gara e anche interventi aggiuntivi. E quindi la provincia si è aggiudicata anche la successiva riqualificazione di altri 570 termini, un impianto geotermico e abbiamo monitorato gli effetti appunto di questo. E questi interventi ci si è spinto ogni anno al 15-20% di risparmio. Abbiamo nel 2012 sviluppato una nuova gara pubblicata e qua abbiamo una base d'asta ancora più alta perché sono 25 milioni di investimento, perché dentro c'era tutta la parte di gestione degli ascensori, di sicurezza, quindi una gara enorme dove abbiamo buttato dentro tutto e sono 55 centri termiche da gestire, quindi più edifici e 14 centrali termiche da rifare e risparmio già più previsto 8%. E, vediamo cosa, questo è un grafico che vi fa vedere, parliamo di costi più altro. In linea azzurra c'è il costo che la provincia avrebbe, se non avesse fatto niente nello scenario BAU, il costo che avrebbe dovuto affrontare al 2018, vedete che cresce perché il costo del petrolio aumenta, l'efficienza diminuisce. E quindi questo è il costo che avrebbe dovuto affrontare la provincia al 2018. Noi attraverso le due gare, vedete, abbiamo mantenuto più o meno il costo costante. E la riga verde è la spesa energetica per gli investimenti attraverso gli interventi. Questo perché l'aumento del petrolio e il costo del petrolio è in aumento progressivo, ci sono delle stime che fanno vedere questo. Già nel 2012 abbiamo visto che il risparmio è stato di 100.000 euro, quasi 400.000 euro, quindi naturalmente queste si può vedere solo monitorando l'andamento delle cosa serve il piano d'azione? Serve per impostare i progetti ma anche per monitorarli, perché il monitoraggio è importante perché poi fa fare le scelte all'amministrazione pubblica che poi siano coerenti e anche hanno lo scopo appunto di ridurre la spesa energetica, non solo avere questa qua è una gara che sono risultati lunghi perché è in fase di pubblicazione, sono 4 comuni della montagna, da soli come dicevamo non riuscivano a pubblicare una gara sulla pubblica perché comunque erano comuni piccoli e vediamo ad esempio i punti di luce, sono i punti di luce, non so se lo vedete, è il comune qua, insomma i punti di luce, vedete che sono comuni che ha diversi punti di luce, sono 3.000 punti di luce, ma gli altri sono piccolini, uno nel 381, da solo non avrebbe mai potuto fare una gara di qualificazione. E vediamo sotto quanti punti di luce sono conformi alla normativa, sono bassissimi, ce n'è uno che addirittura è il 7% di punti di luce conformi. La normativa è sulla sicurezza, per cui la riqualificazione energetica della pubblica è sia sulla parte diciamo dell'efficientamento energetico, ma anche della messa in sicurezza. Quello che posso dire è la messa in sicurezza, cavi aerei e scoperti, insomma, per cui un intervento che viene ripagato sul lungo periodo, infatti vediamo che si va fino a 12 anni in questo caso, di per ritorno all'investimento, sono gare lunghe, per cui bisogna portare anche l'investimento che viene fatto per la parte della sicurezza. Ma risparmio della spesa medio vediamo che è del 44%, quindi è un intervento interessante, questo qua vi dà l'idea di come aggregarsi, possa rendere poi fattibile un progetto che di per sé
come singolo comune sì, non è possibile portare avanti. Un altro progetto che è stato molto apprezzato e che speriamo di vedere finanziato dalla Commissione Europea, e vi premetto appunto il progetto che vedo prima era a costo zero, non era finanziato di lì, quindi non ha finanziamento comunitario. Questo progetto sempre finanziato dalla Commissione Europea, come vedete vi parlo solo di finanziamenti comunitari perché noi viviamo praticamente di quello oramai, cioè, e bisogna essere bravi per sempre dei soldi, però noi abbiamo una struttura di 15 persone che si mantiene, per cui bisogna essere bravi anche dei soldi, però c'è chi ci riesce, per cui questo è un altro progetto molto interessante che speriamo venga rifinanziato, è legato al turismo, ve l'ho ricordato perché comunque siete una regione turistica e il turismo è estremamente importante. E, tra l'altro è una regione che si presta molto anche alla sostenibilità e anche del turismo, insomma. E quindi noi abbiamo avanti questo, l'abbiamo scritto, l'abbiamo preparato noi, eravamo appunto leader del progetto e legato al turismo e alla riqualificazione energetica delle strutture recettive. Abbiamo il progetto sì, riferiva a realizzare gli obiettivi energetici, gli studi di fattibilità. Abbiamo portato in giro per l'Europa i proprietari delle strutture turistiche, quindi abbiamo fatto vedere anche delle esperienze innovative legate anche non solo all'energia ma alla sostenibilità in genere delle strutture recettive, quindi anche proporre un chilometro zero, insomma, così uno gli fa vedere le cose, perché noi abbiamo un turismo molto legato agli anni 70, se vogliamo in Appennino soprattutto, e quindi devo dire che è stato molto utile e abbiamo avuto una serie di strutture che hanno realizzato anche gli interventi. Questo è quello che si è stato raggiunto a livello europeo, quindi abbiamo 400 strutture recettive in Europa, 100 di analisi energetiche, 50 studi di fattibilità, abbiamo formato 500 persone, perché comunque c'erano dei corsi attraverso le associazioni alberghiere che sono stati fatti, e insegnando come monitorare i consumi di energia della struttura, come capire se c'erano delle deficienze, 24 corsi di formazione e 30 strutture infatti interventi in seguito. Quindi rispetto ai 50 studi di fattibilità vuol dire che c'è stato un impatto positivo. E chi non ha realizzato l'investimento perché non se lo poteva permettere, perché comunque gli alberghi hanno molti investimenti, spesso dilazionati, quindi hanno già dei prestiti bancari abbastanza elevati e fare altri grandi prestiti per interventi energetici abbastanza. Quindi abbiamo scritto una nuova proposta per andare avanti, quindi trovare delle ISCO, così come lo facciamo per gli enti pubblici, che vanno a realizzare interventi anche nelle strutture recettive. Un altro intervento interessante è quello che abbiamo realizzato nelle polisportive di Modena, adesso non so se la tipologia che esiste anche nel vostro territorio, queste sono delle strutture sociali che ci sono in città. E svolgono attività di ricreazione sia con gli anziani ma anche di anche sportiva, no? Quindi è un mix di supporto socialmente ma anche per quindi sportivo, alcune fanno le campi da calcio, altre hanno solo campi da tennis o le bocce, insomma fanno e organizzano i tornei di carte, insomma sono dei punti di aggregazione e comunque hanno dei molti hanno strutture sportive, campi da calcio, campioni statici, quindi hanno anche una grossa domanda di riscaldamento e raffrescamento e energia elettrica. E quindi abbiamo fatto le analisi energetiche per le sportive e abbiamo fatto gli studi di fattibilità, no? Perché è una società che gestisce privata e dopodiché siamo andati a cercare i soldi e li abbiamo messi insieme, no? Vedete che abbiamo preso una parte degli investimenti legati alla Fondazione Cassa di Risparmio, una parte comune, una parte della regione, una parte di autofinanziamento e una parte di mutuo. Mettendo insieme tutte queste risorse siamo arrivati a un risparmio energetico del 27% e di cui usufruisce la cooperativa e vale mutuo. Per cui è un intervento che mettendo insieme tutte tante risorse siamo riusciti a realizzare. Poi vi parlo anche di un altro intervento che è di famiglie salve energia, questo è un progetto europeo, però è interessante, può essere replicato anche senza il finanziamento, perché comunque può essere raccomandato dai comuni, con un po' di scorta da parte dell'amministrazione comunale,
una specie di gara e si spingono le famiglie, ad esempio se magari le scuole o in vari gruppi, in associazioni, le famiglie si raggruppano e si mettono insieme, diventa un gruppo Cyber Energy, una persona diventa l'energy manager di questo gruppo e c'è un kit che suggerisce come risparmiare energia nella casa attraverso buone pratiche e piccoli interventi. E vengono monitorati i consumi. Il comune si impegna a premiare quei gruppi che riescono a risparmiare almeno il 9% in un anno attraverso un buono per la piscina, oppure un buono per la coppa, insomma ci si inventa qualcosa attraverso gli sponsor e quindi questo ha avuto molto successo. Abbiamo avuto diverse, scorso un esempio di un comune dove appunto si sono costituiti i gruppi e vedete che il risparmio energetico è stato sempre il 4,9%, quindi sono piccole iniziative, però per fare riflettere i cittadini, perché comunque il piano d'azione riguarda la città e quindi i cittadini devono essere coinvolti anche ad esempio in questi piccoli progetti. Devo dire che sul piano hanno dei piccoli benefici, ecco, però sono utili perché comunque sono buone pratiche. E un altro progetto molto importante che anche qua ha portato a mettere insieme, diciamo, perché comunque le amministrazioni da solo non riescono a fare niente, quindi si sono messi insieme tutti i CEA di centri di educazione ambientale della provincia e hanno creato questo progetto finanziato minimamente dalla regione, veramente un finanziamento piccolissimo, però sostanzialmente di 3 di iniziative di meno di meno, e formazione per i dipendenti dei CEA e degli enti locali e poi le lezioni per le scuole, il progetto Famiglie Sala Energia è stato portato avanti e in più un pacchetto di educazione, di formazione per l'educazione a scuola dei bambini, quindi un pacchetto didattico che è stato portato in giro dai CEA in tutta la provincia. E poi c'è l'urbanistica, adesso anche qua è un progetto europeo che è veramente interessante perché va a individuare le aree produttive che si vogliono configurare come aree produttive progettualmente attrezzate. E riguarda le aree produttive esistenti, quindi andiamo a lavorare su delle aree di grosse dimensioni e abbiamo questo atlante della regione che ha individuato tutte queste aree, abbiamo selezionato 3 in provincia di Modena. E l'obiettivo è quello di andare a fare diagnosi energetiche degli edifici industriali e cercare di proporre dei pacchetti di azioni che siano che riguardano tutte le imprese, cercando anche degli interventi che abbiano delle sinergie tra di loro, sempre con la logica anche delle ESCO che vanno a proporre interventi sulle imprese. Questo è tutto, questa è una carrellata, abbiamo altri progetti come in Modena, al di là dei progetti di sostenibilità, stiamo lavorando anche sul monitoraggio dei trasporti, che è collegato anche all'ICT, no? Quindi cercare di capire come andare a quantificare gli impatti e delle azioni sui trasporti, perché questo è un problema, nel senso che si fanno sempre le stime, no? E faccio un parcheggio scambiatore e questo mi genera un impatto di non si sa. Comunque il monitoraggio del traffico lo dobbiamo realizzare, stiamo cercando quali gli strumenti attraverso sempre dei progetti europei per dare modo all'amministrazione di valutare l'impatto delle azioni non solo legate al consumo di CO2 ma anche legate alla qualità dell'aria che svolge il problema e la sanità e anche all'economia del territorio. E un altro progetto molto importante è il progetto che riguarda la costruzione dell'area nord e devo dire che tutti i comuni che sono stati coinvolti dal sindaco si stanno costruendo nell'ottica, cioè hanno tutti il piano d'azione. L'ottica è quella sempre di costruire un modo sostenibile, quindi io sono contenta perché poi il sindaco non è solo un pezzo di carta, ma è un obiettivo, però hanno sempre sott'occhio e cercano di perseguirlo nel momento appunto della ricostruzione. E quindi abbiamo ad esempio il comune di Miranda che nel momento in cui deve
pensare che il riscaldamento in centro è una strategia importante, perché comunque permette di eliminare tutte quelle caldaie domestiche che caratterizzano i nostri centri storici e dà l'opportunità di avere delle reti nuove nel centro, per cui associate al riscaldamento poi si possono anche collegare a altre reti tecnologiche, che sono ad esempio quelle delle ricariche elettriche delle auto, insomma cercare di vedere la nuova città in modo innovativo. E un'altra cosa importante che come Miranda sta facendo accordi con i privati, il gestore e i privati stanno facendo accordi per integrare la rete di riscaldamento con fonti rinnovabili. Ci sono tanti privati che hanno fatto interventi di speculazione, ad esempio biomassa, biogas, per accedere alla fonte energia, ma tuttavia la parte termica, no? Per cui una volta che valorizzano la parte elettrica, che è quella che importa l'incentivo, poi disperdono la parte termica. Quindi l'accordo con il privato permette di mettere in rete di riscaldamento anche la parte termica del privato, che costa poco naturalmente perché per loro è un rifiuto sostanzialmente, viene buttato, disperso, e in questo modo, cioè, come dicevamo, sempre fisso ha l'obiettivo di raggiungere almeno il 50% del calore prodotto nella rete da fonti rinnovabili. E adesso vi ho portato alcuni esempi, spero che vi siano utili per capire insomma, la direzione e quale grazie, grazie Claudia, sì, l'intervento che sì. Ci fa capire delle potenzialità sia del fatto che sindaci ma anche effettivamente delle aggregazioni che stanno portando avanti noi. Io adesso passerei la parola al mio assessore per il supporto, è arrivato anche il sindaco di Teglio, Taglionini, che invitiamo a tavolo con noi, dai, comunica, dicevi quasi. Perché uno dei un giorno scusate ma un periodo di vari eventi dello studio dove c'è il settore di fungo. Naturalmente conosco bene la situazione della nostra provincia, in parte quella italiana e in parte diciamo così, le varie politiche provocate dagli interventi che mi hanno preceduto. È evidente che ad esempio la provincia di Modena, ma anche altri territori italiani sono in uno stato più avanzato rispetto all'approccio di sistema. Noi abbiamo, in provincia di Pesaro, abbiamo iniziato tramite una convenzione sia con l'agenzia di Modena che con la società Megas, che è una società di parte della provincia e dei comuni, a fare un ragionamento di sistema sui principi che ormai sono riconosciuti da tutti, no? Le politiche che si evocavano prima, dall'efficienza energetica della pubblica illuminazione a quella delle strutture diciamo così, più energivore. Poi non è detto che tutte le scuole siano fonte di intervento, cioè si possa intervenire in quanto il consumo è stagionalizzato, quindi dipende da alcune strutture, per base di fattori che non sono di secondo ordine. E noi pensiamo di, appunto, con il sistema di relazioni che abbiamo messo in campo, di dare supporto ad alcuni comuni, come i primi comuni, che sono quelli che i guidati sono perlomeno messi in evidenza anche se fino al 2007, perché il problema poi è anche quello del reperimento, raccolta dati per fare sia l'audit e poi per fare le valutazioni. Problemi non solo con Enel ma anche con altri settori, no? Mi viene in mente che qualche anno fa quando occupavo di Agenda 21 nei rapporti stato ambiente la difficoltà era capire appunto i barili di gasolio, perché in parte sono dipendenti dall'Agenzia di Finanza, in parte insomma dipende da chi commercia, insomma, problemi di questo tipo. Quindi problemi oggettivi rispetto ad altri territori, dove forse anche la Modena è una delle zone più avanzate dal punto di vista dei rapporti, che io ricordo che già 15 anni fa, no? Le prime centri, sì. Ma quello che hanno fatto scuola, ha fatto i primi rapporti, ha fatto i primi passi culturali anche nei confronti dei soggetti detentori dati che in 10-11 anni poi hanno forse prodotto questo modello nazionale. Io ero dentro l'ordinamento nazionale piccoli comuni e le difficoltà erano completamente opposte, era quello di cui
parlavi tu prima, la difficoltà del piccolo comune che ha un geometra solo e deve gestire dal cimitero a non solo alla sicurezza di conduce, che è il problema ultimo per un sindaco, perché capisco, no, la normativa come il come su tutto, insomma, no? La normativa impone uno standard che cambia nel tempo e al tempo stesso tra il piccolo comune non c'ha né le capacità finanziarie né le capacità tecniche. Questa è la realtà che ci scontriamo. Noi sappiamo qual è il problema e per questo abbiamo messo in campo una sorta di coordinamento che muove i primi passi da qualche anno con tutte le difficoltà dei primi passi. Poi ci sono i piccoli comuni che hanno un sindaco che culturalmente è appassionato, come il minimo, che non lo farebbe, che è uno dei gioielli, diciamo, luminotecnici della nostra provincia, ma è vero, perché a simbolo ha fatto, ci ha messo la torre del suo comune, la torre di Peglio, che si illumina con colori diversi in funzione dell'attività che fa, no? Proprio come messaggio pubblico. Però è un comune che ha, insomma, tanti punti di luce, poi ce lo dirà. D'altro canto, invece, d'altra parte, abbiamo comuni storici come Urbino, che ha un sistema storicizzato di reti, sovrarreti, quadri, non in fase, punti luce non mappati, cose di questo tipo, dove le aree industriali, le aree artigianali si sviluppavano una dietro l'altra, e ogni area artigianale ha la sua rete, e magari le reti sono doppie. Non fateci caso, in tante aree industriali troviamo delle file di lampioni spenti, perché la realizzazione successiva invece ha acceso un'altra fila, cioè, problemi di accatastamento di politiche selvagge, no? Questa è la realtà. L'altro problema che abbiamo è il leverage, il fattore leva del fondo Elena, che come ho detto lei prima, giustamente, io prendo dal fondo Elena, che è, diciamo, un regalo che fa la commissione, no? Una sorta di appunto stimolo, 100.000 euro, dopo devo investire 2 milioni e mezzo di euro a fronte degli audit che vado a realizzare. E questo si scontra con la situazione attuale di tanti comuni legati al patto di stabilità, perché non è che viene. Non fa parte del compito del patto di stabilità, è un problema vero, cioè non è un problema secondario. Noi come provincia abbiamo dei forti limiti. Io ho incontrato la banca per gli investimenti, il fondo per gli investimenti a Roma, direttamente dei responsabili per l'Italia per l'accreditamento, con tanto di progetti, con tanto di proposte, però ci scontravamo con il bilancio, con la ragioneria e con la direzione della ragioneria, che ci diceva che possiamo fare quel vincolo di investimenti, ma possiamo fare intermediatori, vabbè, non presta soldi se non con pacchetti da 10 milioni di euro, in modo straordinario 5 milioni di euro, e l'indebitamento deve essere legato alla tua capacità di spesa, ma al monitoraggio che fa loro ogni anno, che è un'incertezza totale per chi come noi, come province, quest'anno mettiamo zero sulla manutenzione ordinaria delle strade, perché lo Stato ci ha tolto, forse voleva togliere le province l'altro ieri, quindi figuriamoci se la Bente presta 15 milioni di euro, non riesce neanche a firmare un bilancio di quel tipo, no? Quindi problemi molto seri. Altre politiche invece sono tutte molto fattibili, soprattutto lavorando in squadra, come diceva lei prima, mettendo insieme i beneficiari o finali, o andando a pescare dentro le comunità più sensibili, no? Il progetto delle famiglie virtuose, ce ne sono altri casi sui rifiuti, il monitoraggio che si fa, però si fa su 10% della popolazione, questo è il dato, che è quello sensibile perché partecipa tutti i giorni, no? Oppure un progetto che avevamo fatto con la comunità montana e con la era quello di aggregare per piani energetici dei comuni, no? In modo da costruire la formazione di politiche di produzione energetica alternativa, politiche virtuose di collaborazione, no? Mettendo insieme punti di luce, analisi. Già il monitoraggio e l'analisi dei punti di luce c'è un costo dal punto di vista tecnico. Noi abbiamo fatto peraltro in estrema razza, proprio per difficoltà operative, una convenzione con Enel per la pubblica illuminazione dei 60 comuni della provincia, perché Enel ci garantiva almeno la capacità di investimento, no? Quindi adesso stiamo valutando se purtroppo affidare in qualche modo ad Enel, no? L'analisi e la verifica dei punti di luce, che poi vuol dire far fare la proposta ad Enel per mettere in efficienza la pubblica illuminazione, quindi togliere di mano all'amministrazione, alla nostra società, no? Alle nostre ESCO, diciamo,
tutte pubbliche, la capacità di intervento, perché in realtà al momento non ce l'ha, non riusciamo a indebitarci, come dicevo prima. Questo è soprattutto anche sull'educazione, servizio idrico integrato, noi abbiamo una capacità di investimento in provincia, ad esempio sull'idrico integrato, pure lì adesso sono dei parametri di efficientamento sulla spesa legati all'Agenzia Nazionale Energia, Gas e Acqua, che restringono i cambi degli interventi a certe funzioni, non ad altre, ma noi non riusciamo a investire, abbiamo bisogno di 70 milioni di euro di investimento per essere a norma sulle direttive per la regolazione, riusciamo a investire sull'idrico integrato 7 milioni di euro e basta. E lì l'investimento che hanno nella nostra società gli viene riconosciuto dalle autorità pubbliche. Quindi è questo il vero dramma, più che capire cosa dobbiamo fare, no? È come quando spieghiamo ai nuovi costruttori che da 20 anni ormai si sa che il cappotto termico è obbligatorio, no? O è per il raffrescamento o per il riscaldamento. Lo sanno tutti, però in realtà se tu in giro nei nostri cantieri ancora vedi le tamburature fatte come 20 anni fa, con i pilastri e con le scale che escono fuori dal muro, no? Che ti fa da ponte termico. Cioè, io adesso non voglio spegnere l'entusiasmo, no? della prima parte, però vi voglio dire che ci occupiamo di questi problemi, quando parliamo anche di investimenti per la pubblica amministrazione, in particolare investimenti anche sull'energetica. È sicuramente sulle cose da fare, poi sono 10 anni, Tagliolini lo sa, io sono contento che c'è lui, perché sono 10 anni che ci conosciamo, sono 10 anni che martelliamo i sindaci, gli amministratori su queste cose. Noi iniziamo ormai a pista, dal progetto integrato sviluppo del territorio pista, si chiamava, pista con il traccia, dove dicevamo queste cose qua, no? Le dicevamo con i dati. Abbiamo fatto un grande sforzo dal primo rapporto Stato Ambiente della città di Urbino di farne un secondo, spingendo su alcune politiche. Poi, dopodiché, noi abbiamo la termovalorizzazione dei rifiuti, che non ci piace, ad esempio, no? Quella è una quota importante anche del recupero energetico per i parametri europei. Poi non abbiamo alcune vettori energetici impiantati, quindi biomassa, biogas, per scelte territoriali, per in questa fase questo territorio ha scelto di non fare, perché quindi abbiamo anche dei pezzi neri, chiusi rispetto alle opportunità per migliorare un bilancio sostitutivo sia delle emissioni che della produzione. Abbiamo una linea di trasporto all'entroterra ormai satura rispetto alla produzione energetica elettrica, no? Perché? Perché tutto quello che è stato dal primo al secondo terzo dell'energia non abbiamo visto altro che una forte speculazione su impianti di produzione che hanno saturato quelle che invece potrebbero essere le prime idee, iniziative di, non dico smart city, ma di rete consumo produzione, smart grid, micro smart grid. Abbiamo chiesto a Enel di costruire sperimentalmente una micro smart grid nelle aree artigianali durante la costruzione della crisi, e quando siamo andati a fare i bilanci energetici non c'erano più le aziende, o perlomeno non c'era un sistema di aziende tali da poter garantire alcune politiche di rifasamento dei motori, tutta una serie di politiche per fare un calcolo efficace di quell'infrastrutturazione, perché nel momento in cui si modifica anche la tecnologia al consumo, tu devi avere, per fare una smart grid, un dimensionamento tale che ti permette di rientrarci rispetto a quelle taglie di consumo. Vi dirò di più, noi non abbiamo i distretti industriali, qui si parla sempre di distretto del mobile o di altri distretti, ma in realtà non c'è un'entità di distretto con cui parlare, con cui fare il consorzio di acquisto o consorzio di produzione. Perché? Perché ogni imprenditore va a fare i suoi, con i problemi di leasing sul capannone, proprietà in affitto e tutte le difficoltà per realizzare qualsiasi tipo di ingegnerizzazione energetica efficiente. Abbiamo provato a farlo con un regolamento specifico in occasione del terremoto bianco sull'amianto, per la sostituzione dell'amianto dei capannoni con incentivo specifico con conferimento ridotto in discarica con la collaborazione di ARPAM a livello regionale. In realtà siamo stati bloccati da
tema delle proprietà degli immobili, no? Che in realtà non investono, se al momento. L'ambizione è quella di costruire non un'area ecologicamente attrezzata, che sulla carta ce l'abbiamo nelle Marche, le aree produttive ecologicamente attrezzate, noi le abbiamo, diciamo così, normate, abbiamo fatto i piani anche nella nostra provincia. Io in particolare ho lavorato anni fa su quella dello Iesino, del metalmeccanico, dove c'era un progetto di rete, ma alla prova dei fatti, dei conti, la ingegnerizzazione di una rete di teleriscaldamento conveniva pur avendo una centrale turbogas che tuttavia tutt'oggi grande contributivo di calore in aria. Come a dire, siamo ancora in una fase di analisi, di verifica, però tutte queste politiche vanno calate sui territori che possono percepirle, possono prenderle, possono avere le condizioni per coprire le esigenze di base su quelle finanziarie. Alcuni esempi positivi ce li abbiamo, adesso così ci tranquillizziamo, faccio guardare Tagliolini. Abbiamo delle proposte in campo per tante cose, no? Dall'illuminazione pubblica con la città di Urbania, con il paese di Urbania, abbiamo vinto sul bando regionale con Megas, no? Andiamo a intervenire sulla città di Urbino, abbiamo grandi aspettative da giugno dell'anno prossimo per intervenire sull'illuminazione pubblica, che anzi la città patrimonio UNESCO ha una spesa enorme di 250.000 euro di corrente l'anno, con un investimento da 3 milioni di euro solo nel centro storico pensiamo di non raggiungere quel tipo di efficienza che è il 44% medio, perché poi dipende dal tipo di rete, da quanti punti, però se ti dai una mano, no? E forse partendo da lì qualcosa potrebbe cambiare anche sulla linea di costa, non so, siete messi a fare il Pesaro, però ci sono delle zone a Pesaro e Fano che sono di Digital Divide, per esempio, no? Che è un altro tema importantissimo, sulla base di quello passano anche altre politiche, perché tu dicevi bene, nel momento in cui si fa una pavimentazione centro storica è un'occasione per costruire sottoservizi utili anche, no? Pensando al futuro. Noi sappiamo che con la stesura della fibra, con la stesura appunto con la raggiungimento della banda larga, di poter fare anche quel tipo di ingegnerizzazione, però siamo anche qui a macchia di leopardo, no? Siamo a una condizione che Telecom ti porta una centrale il segnale fino a un certo punto e dopo te lo lascia lì per anni e tu lo vai a riprendere, quindi non riesci a fare una rete pensandola ex novo su un territorio vergine calato, insomma, luce dopo. Grazie assessore, io lascerei, siccome abbiamo mezz'ora e abbiamo anche un altro evento, anche la fase del dibattito, perché poi ci vorrà Luciano, se qualcuno di voi vuole intervenire per fare le vostre osservazioni, anche dare i vostri contributi, perché comunque oggi è il momento giusto per andare a indirizzare quella che sarà la prossima pianificazione, la prossima pianificazione comunale. Non so, volete... Sì. No, ma c'è che aspettare. Allora, dici che sei fatta stare. Io riparto dalle considerazioni che faceva poco fa l'assessore provinciale, soprattutto in funzione, no, di quello che sarà il futuro dal punto di vista delle amministrative che ci sarà. Perché sempre di più in questi anni, quello diceva bene, dal 2004 al 2013 abbiamo avuto anche la fortuna di collaborare su diversi progetti, prima come Comune di Urbino, poi in provincia. L'idea che mi sono fatto, io sono anche un po' provocatore, no? Anche all'ultimo convegno che abbiamo avuto in regione ho lanciato l'idea di fare progetti sull'autosufficienza energetica totale, perché è quella la visione strategica che uno deve avere. Invece vedo sempre di più amministrazioni che creano eventi spot legati alle politiche ambientali senza una vera e propria strategia. Abbiamo inaugurato il palazzetto con il fotovoltaico, magari è un fotovoltaico da 3 kW che non risponde neanche alle luci degli spogliatoi. Allora l'idea è che bisogna comunicare di più, comunicare meglio, no?
che il fatto di non avere una grande partecipazione, non dico questa mattina, in generale sulle politiche ambientali legate alla sostenibilità dei territori, è secondo me una mancanza oggettiva di chi vuole intraprendere un determinato discorso, obiettivo e idea. Ed è un po' poi la cosa con cui concluderò, perché la comunicazione è quella che veramente ha caratterizzato tutte le politiche ambientali del comune di Peglio. Noi spendiamo più tempo, perché poi viene fatto direttamente da me, dagli assessori, degli uffici, per capire come comunicare verso i cittadini e verso i territori, perché solo facendo comprendere certe tipologie e certi contenuti è possibile cambiare anche le politiche ambientali di un'amministrazione, di un territorio, risparmiando in prima battuta. Quindi il risparmio è una cosa che noi ci siamo prefissati un po' ovunque, e andando a copiare, perché oggi si può anche copiare bene. Noi alcuni anni fa abbiamo dato anche due premi a due comuni, uno è quello del comune di Sarlungarina per aver adottato una metodologia che era quella legata alla ESCO, non so se è l'assessore, perché quella modalità della ESCO doveva essere un modo da replicare, secondo me, in tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino. Una buona prassi che ha eliminato il problema di amianto sopra il bocciodromo, hanno efficientato tutta la struttura, non solo mettendo il fotovoltaico, ma coinventando, rimettendo a posto gli impianti. E qui la procedura là doveva essere trasferita a tutti gli altri. Quindi alcune procedure già sono in atto, basta riprenderle e farle entrare nell'ottica, nell'amministrazione, nella quotidianità dei nostri comuni. Dico questo perché io ho visto che negli anni noi abbiamo fatto diversi interventi, no? Lo diceva l'assessore prima, penso che sia stato detto anche dalle relatrici delle varie del Megas e della provincia, interventi su illuminazione pubblica, congestione da remoto, fotovoltaici, solari termici in tutte le strutture sportive, il fotovoltaico a scuola, riduttori di flusso in tutte le strutture comunali. Adesso dovremo fare anche una caldaia a cippato per riscaldare il centro sportivo polivalente. Noi l'abbiamo messo in piedi, ma con un'ottica ben precisa, che era quella dell'autosufficienza energetica in tutte le utenze comunali. Poi, prima di tutto, il risparmio, quindi abbiamo cambiato tutte le lampade, abbiamo messo lampade a basso consumo, la gestione in alcuni casi del termico, dell'elettrico, l'abbiamo fatto tramite telecontrollo, ma perché conoscevamo, grazie anche al lavoro fatto con la nostra comunità montana, i dati. Avevamo fatto un piano energetico intercomunale della nostra comunità montana, che meglio lo sta completando con questa caldaia a cippato. È un progetto che è partito 6 anni fa e noi in 6 anni abbiamo fatto quasi 2 milioni di investimenti, facendo avere ricadute dirette a imprese del territorio, no? A famiglie, tanto alla fine è una catena. Ed è un comune piccolo, dico io. È un comune da 750 abitanti, con delle potenzialità legate poi a amministratori, no? Magari ci mettiamo anche più della buona volontà, anche sacrifici personali, ma ci sono comuni molto più grandi che, senza tirare fuori soldi, attraverso la normativa nazionale, project financing, contratti di disponibilità, l'ESCO, sono in grado di fare investimenti a costo zero, riprendendo come costo base quello che già stanno spendendo. Allora, non è più pensabile oggi di dire non abbiamo i soldi, no? Perché la risposta generale che è stata dagli amministratori si dice non ci sono più i soldi, ci sono soggetti misto pubblico-privati, privati, ESCO, che possono rispondere alle esigenze dei comuni
sfruttiamo, la normativa ci dà quella possibilità, facciamo. Ho visto ultimamente San Giorgio di Pesaro, cioè un comune della nostra provincia, prendere una delle ultime normative fatte, il contratto di disponibilità, e mettere a gara i punti luce del suo del comune, in modo da andare verso un contratto ventennale per la gestione dei punti luce, la messa in efficienza dei quadri, delle linee, no? Vogliono lampioni a LED, a costo, un costo già predeterminato con una spesa storica che loro già spendono, ma che non andrebbe a produrre nessun effetto positivo sull'impianto di pubblica illuminazione. Spendevano, adesso sparo una cifra, mi sembra che 26.000 euro all'anno più IVA, con la stessa cifra messa a gara, perché poi uno creerà efficientamento dal punto di vista economico e di prestazioni, con lampade a LED, adesso non so come gli è andata la gara, spero bene, cambierà l'intero impianto di illuminazione, avrà un efficientamento migliore e riuscirà a garantire un investimento che con i soldi che aveva a bilancio non avrebbe mai fatto. E ho detto, concludo con l'ambito della comunicazione. Noi siamo partiti da tutti i progetti ambientali attraverso abbiamo una scuola dell'infanzia e primaria a Peglio, che più o meno ospita 120 bambini perché sono di Peglio e di Urbania. Noi siamo partiti da lì, messaggi semplici che possono essere recepiti da bambini che vanno dai 3 anni agli 11 anni, con un'evoluzione che può arrivare poi direttamente alle famiglie, che poi sono, no, le famiglie come cittadini attivi, e abbiamo creato dei momenti dove divulgare e pianificare le attività comunali, anche con contrasti. Perché io sono andato più volte sui giornali per le problematiche che hanno avuto le paleoliche a Peglio, e non per tutte le buone prassi che l'amministrazione ha messo in campo questi anni. Si è rotta una pala, noi addirittura sulla pala non avevamo nessun tipo di gestione, un problema della ditta privata, abbiamo preso anche 26.000 euro di danni d'immagine verso l'amministrazione comunale, quindi noi tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Però siamo andati sul giornale più volte per la rottura di quest'elica, del mini eolico, che per tutte le buone prassi fatte in questi 9 anni. Questo fa pensare che molto spesso l'evento spot di qualche comune o la sparata spot di qualcuno che vuole colpire in maniera strategica le politiche ambientali ed energetiche può creare danni incomparabili. Da noi a Urbania questi giorni, non so se avete visto sui giornali, Urbania è un comune proprio limitrofo a Peglio, dove noi condividiamo tantissimi servizi. Io sono stato molto contento che è stato improntato un impianto di mini idroelettrico su una vecchia chiusa che io conosco, perché quando ero giovanissimo, non sono grande, ma ero negli scout e andavamo con le zattere in quel tratto di fiume, una chiusa che praticamente non era più efficiente, demolita, in alcuni punti aveva delle rotture. Uno dovrebbe oggi, poi sempre con le dovute cautele, i dovuti parametri, hanno ripristinato la chiusa, metteranno in piedi questo nuovo mini idroelettrico. È stato fatto un attacco sistematico nei giornali contro questa tipologia di investimento che diventa invasiva per il fiume, invasiva da un punto di vista architettonico e storico per la chiusa, si vanno ad intercettare soldi dalle bollette dei cittadini. Ormai sono cose che gli amministratori conoscono, sono quelle tutte le volte che non si vuole far qualcosa all'interno dei territori, vengono utilizzate sempre
le stesse tematiche, le stesse strategie. Per poter entrare di più e fare investimenti seri bisogna comunicare, ed è una sfida un po' che lanciamo anche i prossimi amministratori, perché io non ci sono più sicuramente come sindaco, perché ormai ho finito i miei 10 anni, ma sarò all'interno delle politiche attive, perché poi uno anche come cittadino può fare la sua parte, per creare una nuova idea di comunicazione che possa entrare sempre di più nelle tematiche quotidiane e nei programmi delle amministrazioni pubbliche. Grazie. Prego. Lascio la parola a Nini. Io volevo dire un paio di cose sulla prima relazione, un paio sulla seconda. Sulla prima volevo dire questo, se ho capito bene, ma il settore industriale non è stato preso in considerazione. Sì, c'è, sì. Sì, non mi sembra. Sì, quindi solo territoriale. Ah, quindi c'è anche la parte... Sì, sì, c'era una scheda relativa all'industriale. Ecco, poi volevo capire questo. Dunque, voi avete fatto la fotografia al 2007. Ora, adesso vi dovreste dare degli obiettivi, quindi dovreste intanto capire che cosa è successo tra il 2007 e il 2012, se c'è già stata un'evoluzione o no. E soprattutto, puoi dire, vogliamo, per esempio, l'obiettivo d'Europa, che è un obiettivo minimo, insomma, quello, quindi per il 2020 e così, cioè l'idea è di darsi un obiettivo, regionale da parte. È così che abbiamo monitorato sia il 2007 che il 2010. Ah, 2010. Dopo il 2010, perché non ci sono i dati aggiornati riguardo le statistiche provinciali, si fermano al 2010 dati, quindi abbiamo preso il 2010, non è il 2020. Anche perché la Banca d'Italia, che era il più accreditato, dal 2010 fa rilievo su base regionale. Prima lo faceva su base provinciale, quindi ha ridotto l'investimento anche sulla statistica. No, però l'idea era questa, 2007, abbiamo dato 2010, sì. Nel piano mettiamo le azioni che hanno già fatto i comuni dal 2007 al 2010, andiamo a vedere quante emissioni di anidride carbonica hanno ridotto, dopodiché in questa fase ci andremo a spartire gli obiettivi per aggregazione. Lo metteremo nel piano, poi ogni azione nuova che verrà fatta dal 2013 al 2020 sarà comunque monitorata, ci saranno degli indicatori e ogni volta che si andrà a attuare questa azione l'indicatore avrà un valore e l'emissione di carbonica andrà a calare. Devi fare aggiornamento anche sui consumi. Allora, come è questo? Cioè, io vorrei capire questo, perché nel momento in cui avete fatto questa fotografia, allora, la prima questione è, siete in grado di dire questi comuni come si trovano rispetto, ci sono dei parametri, diciamo, ideali, comunque di riferimento di come dovrebbe essere almeno il comune, quindi questi comuni sono messi bene, male, e seconda cosa, che obiettivo si sono gli obiettivi dell'Unione Europea, infatti dopo quindi, vi dico, sono gli obiettivi dell'Unione Europea, sì, prendiamo quelli che ci sono fissati all'interno del patto di sindaci. Però sono riferiti al 1990, voi li riferite al 2007? Al 2007, sì. 2007. Sì, perché sono i dati... Siete in grado, cioè ci sono dei parametri che dicono questi comuni partono al 2007, bene o male? Cioè ci sono dei riferimenti che dicono un comune dovrebbe consumare, che so, tot kilowattore per abitante? No. Quindi, anche perché dipende dalla quota, dipende da popolazioni aggregati, tenuto conto del tipo di strutture urbane. Centrali di impianti messi in efficienza nel nord da 20 anni di politiche appunto diciamo
dicevamo prima, noi siamo all'anno zero, quindi è come sui rifiuti, tu non puoi fare il benchmarking territoriale se non hai dei parametri di correzione del dato, no? Una cosa è la piccola città di montagna, una cosa è una piccola città di mare col porto, no? Ancora il consumo di carburante al porto, l'intendenza di finanza, te lo dà 5 volte la città, l'intensità di consumo. Quindi dipende. Rispondere in maniera concreta, però è una tabella degli obiettivi ripartiti tra vari stati della Commissione europea, i 5 obiettivi fondamentali anche della politica di coesione, ma di fatto riflettono gli obiettivi anche del patto dei sindaci. L'obiettivo di italiano è di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 13% rispetto al 90%. L'obiettivo di energie rinnovabili è del 17%, tra l'altro è notizia della settimana scorsa del GSE che questo obiettivo è stato raggiunto 7 anni prima, per cui anche quelli che saranno finanziamenti complementari probabilmente si orienteranno sull'efficienza energetica, come diceva anche Cialdini. E l'altro obiettivo è del 27,9% dell'efficienza della riduzione dei consumi energetici. Questi obiettivi qua saranno i nostri. Le percentuali, non mi ricordo se le avevamo dibattuto in qualche corso, più o meno la pubblica amministrazione sul consumo degli abitanti incide l'8%. Quindi il grande lavoro che si deve fare sul lavoro industriale, sui trasporti anche privati, perché lì il grande margine. Poi valutare su quell'8%, no? Come il parametro di un efficientamento energetico di un edificio, anche la banca dati, lo storico per ogni comune, il parco mezzi, quanti edifici uno ha, come vengono alimentati, è già un buon parametro sapere che una palestra ha un impianto fotovoltaico che dà totalmente l'energia alla palestra, che viene alimentato da metano con una gestione in telecontrollo con termostati di regolazione, quello è un buon parametro. Poi creare il modello per dire tutti i comuni devono fare riferimento a questo, penso che sia difficile, perché già una scuola può avere un parametro di efficientamento energetico, ma è stata fatta negli anni 50. Ti conviene buttare fuori il calore invece di fare il cappotto, perché l'incentivizzazione costa 10.000 volte. Sì. Per concludere questa prima parte, non si può chiedere al comune di Ventimiglia, che ha già fatto tantissimo sulla pubblica illuminazione, di ridurre ulteriormente il 20%, come al comune di Fano. Questo è quello che dice l'Asia d'Occidente sul bilancio mondiale, però noi la sfida ce la si alla già. Ma vogliamo fare aggregazioni, quindi Peggio è con altri comuni, Giovanni, a fare il più grande, Peggio per dire, avendo anche meno abitanti, ha lavorato moltissimo, già esatto, però cioè, si devono compensare perché l'obiettivo del 20, anche il 25, deve essere comune. Per il pubblico si sa, no? Si sa, cioè gran parte da recuperare sulla pubblica illuminazione. L'abbiamo detto, il dato generale è questo. Quindi secondo me il modello è intervenire per i vettori energetici primari, quelli più rilevanti, no? Se c'è la caldaia a gasolio ancora è evidente, no? Quindi ci sono delle evidenze che ormai non riusciamo, secondo me, a essere così, a entrare nell'analisi sottile, che più, perché ancora siamo a livello macro problematico. Sì. Quindi aggredisci. Prego. No, il problema è questo: se il comune se riesce oggi nella pubblica accumulazione a consumare a tot per come lo guardo al finale, perché poi c'è il tempo. Io non posso dare a un comune un banale risparmio del 20%, quando se quel comune fosse virtuoso come Pedro risparmierebbe il 60%. Sì. Perché gli do il 20%? Se è possibile, perché un comune l'ha fatto, non un comune sulla luna, ma un comune no. Perché devo dare solo il 20%? Però quel 60% incide su tutto il piano energetico, quindi inciderà di più rispetto a altre politiche. Può centrare anche lo obiettivo del 60%. Io direi da un comune virtuoso dovrebbe consumare questo. Quindi il tuo obiettivo è quello. Non ce la fai, non posso dare il minimo del 20%. Sì, ma io non posso dare il 20% al comune A, al comune B,
Certo. C quando il comune ha già messo meno di c'è una razio, una logica ce l'ha il tuo, però la aggregazione. No, sì, aspetta, e anche se è un'aggregazione, non cambia niente. È un anno, il 2007 è un anno in cui molti dei comuni devono ancora partire, quindi l'intervento di conto di energia non è ancora stato attivato. Cioè, il comune di mi rimandano tanti anche a me dei riferimenti. Sarebbe necessario degli indicatori più precisi su degli obiettivi di risparmio energetico, per esempio, no, sul risparmio, sull'illuminazione pubblica, no? Un quello si ho consumo per quello si luogo c'è. No, però dipende pure, guarda, tutta questa cosa dipende, no? Dal contesto urbano, se tu c'hai delle superfici riflessive, c'hai delle superfici chiare, cioè, sono parametri che secondo me non riesci a standardizzare in modo generale. Una città come Urbino, no? Che ha l'assorbimento urbano, perché c'ha i muri che ha, lo fanno, è diversa da una città che ha un indizio di altro tipo, dove il corpo illuminante messo in un punto copre una superficie molto alta. Quindi, cioè, i parametri. Secondo me può essere fatto, no? Un primo posto, una parametrizzazione. Però ad oggi non c'è più, io sapevo. Nel 2020 tutti gli edifici pubblici devono essere almeno in classe B. Si può mettere questo obiettivo? Allora, se gli edifici pubblici partono dalla classe G, come quasi tutti, sì, devono impegnare la classe B. Se un comune già da 20 anni fa qualcosa e ce li ha già in classe C, faremo gli interventi dall'altra parte. Cioè, nel senso che l'obiettivo del patto dei sindaci è anche individuare le varie criticità del comune, quindi impegno non ha le criticità per l'illuminazione pubblica. Probabilmente avrà altre criticità, non so, gli edifici, ad esempio. Devi spegnere la telefonia, l'energia tutta la quindi spiegherà che l'azione che andremo a fare per Piglio sarà un'azione, probabilmente non sarà individuale solo per Piglio, sull'efficienza energetica di quell'edificio, mentre un altro comune che ha le criticità solo andremo a operare sull'illuminazione pubblica. Ma lui cerca tutte queste azioni hanno degli indicatori che sono gli indicatori dettati anche dagli indicatori che ci arrivano dalle strategie dell'Europa, dagli obiettivi, cioè noi riprendiamo questi indicatori qua. Siamo regionale. Del piano regionale energetico che tra l'altro va, quindi io capisco che l'obiettivo nazionale della riduzione del 20% è talmente globale che ci sta, ma localmente tu dovresti dare degli obiettivi uguali per tutti, tu devi arrivare alla classe B, non mi interessa da dove parti, arriva alla classe B, perché arrivare alla classe B è possibile. No, sulla pubblica c'è qualcuno che l'ha fatto. Il problema non è di percentuale, di luce. Sentiamo il candidato sindaco, cosa farà? Scherzo. No, sono i sindaci che ci devono dire cosa dobbiamo fare adesso. Allora, chiedo questo. Una domanda, forse mi sfuggita, l'avete già detto. A me interessa, ha fatto 100... consumo energetico, quali sono le percentuali di incidenza fra i vari settori? E quindi il PAES o il SEA, quando parliamo di piano energetico sostenibile, dovrà scegliere le strategie, diciamo, massivamente più convenienti, no? Cioè aggredire i vettori energetici cui riesci col minimo. Credo che il ragionamento sia più o meno spannometrico, purtroppo, ancora, da quello che so, Benigni, anche se anch'io avrei bisogno di un cruscotto di indicatori, come dicono i tecnici, ci sono solo parte dalle lampade a come buone pratiche, no? Buone pratiche, una lampada a LED, già si sa quanto mi sarà il risparmio, se uno c'è il 60, il 45, fa parte del business plan dell'investimento. L'ESPO, no? Lo dicevamo prima, parametrano il loro guadagno sull'ambito del smontamento, già mi l'hanno usato. Già, se metterà su una determinata lampada a LED è molto facile che possa raggiungere dei parametri di risparmio intorno al 50%. È molto però guadagno sulle loro divengono fisso il costo, l'ha detto bene. 20 anni, 10 anni, 15 anni, 11, 12, 16, 20, ci sono comuni che apportano 8 anni e lui invece ha dei comuni a 20, non ho detto bene, 12 anni, oppure comuni a 20 anni. Enel, ad esempio, ti dà 5-6 anni di ammortamento.
pubblicata da qualche parte. Le società nostre, nel calcolo teorico, poi non possono indebitarsi, come parlavi di prima, te lo fanno a 3-4 anni in meno, capito? Allora tu devi scegliere, devi cercare di capire se lo devi tenere dentro e quindi devi anche capire quali sono gli interventi che puoi fare in proprio e gli interventi che puoi fare in esterno. Non c'è un palazzo in comune, ma se non c'è, come lo però noi l'abbiamo fatto, noi l'abbiamo fatto. Siamo un comune piccolo e quindi l'investimento non era grandissimo, no? Si parla di in due misure di finanziamento, siamo andati su bandi regionali intorno ai 600.000 euro, no? Di pubblica illuminazione nel 2005 e una abbiamo inaugurata nel 2011. I comuni oggi, per le normative che ci sono, non riescono a fare investimenti importanti come cambio un impianto di pubblica illuminazione, a meno che uno sia un comune sotto i miei, ci sì, essere esatto. Da noi è no, non solo la norma tecnica, che la norma è l'armatura, la struttura, i quadri. Da noi è messo a norma inquinamento luminoso zero tranne 7 lampioni del calore, no, abbiamo dovuto obbligatoriamente tenere perché facevano parte del progetto, avevano cambiato le lampade prima, ma a breve cambieremo anche quelli. E ti lascio un minuto perché poi volevo dare la parola a Michele. Sì, volevo fare una domanda. La modalità è quella delle ESCO in questo momento, mettere tramite contratti di disponibilità l'impiantistica della pubblica che può diventare una risorsa, che non è che uno vende solo servizi a fine contratto poi. Allora lì è oppure ti consegna le chiavi della gestione e tu puoi scegliere e comunque puoi ovviamente prendere il risparmio che c'è poi da lì in avanti sì. E infatti il grande scontro fra gli amministratori e le ESCO è lì e anche lei. No, nella fine dei contratti se un ti allunga 2 anni in più 2 anni in meno il risparmio gli va o al comune o alla ESCO. La seconda cosa che devo dire, cogliendo la seconda relazione, lo dico in maniera brutale ma poi mi capite, la seconda relazione secondo me è stata una bellissima relazione, cose ottime che si fanno, ma mi verrebbe da dire talmente ovvie da 20 anni che il problema vero è perché non vengono fatte, perché le fanno in Romagna e si faccia 20 anni avanti. È ovvia la risposta. Cito solo un caso, io nel 1996 ero assessore in questo comune, però occupavo di servizi sociali. Vado dal dirigente del comune di Fano che si occupava dell'energia e gli dico: perché non affidiamo a una ESCO il sistema energetico del comune di Fano? 1996, lo ha fatto il comune di Rivoli, sta risparmiando un sacco di soldi, facciamolo anche noi. Risposta del massimo dirigente del comune di Fano: che cos'è una ESCO? Allora vado in giunta, dico guardate, vi spiego tutto il progetto. Cosa licenziate? Allora il problema vero è, ora a parte 1, 2, 3, con risparmio sul dirigente, se sì. Non c'è un dirigente del comune qui, non c'è un dirigente dell'ASA, sono quelli che poi quando gli facciamo le proposte sull'illuminazione pubblica ti dicono che fanno perfetta, è tutto a posto, non deve fare nulla. Allora il problema qui è un problema di riuscire a sfondare nei confronti degli amministratori e dei dirigenti dei comuni che sono di un'ignoranza tale che queste cose, inutile che ce ne dice di fare, bisogna attaccare pure gli amministratori. Però mica possiamo licenziare loro, se no non avremmo soldi di efficienza. Scusa, io ho fatto il corso per i comuni, però per l'ignoranza dei dirigenti. In questi giorni la regione ha avviato il processo di revisione del piano energetico regionale. È una cosa che sappiamo. Siamo andati in conto. Se andiamo dietro ancora a quell'impostazione lì siamo persi. Oh, allora, io dico, perché qui è tipo gas e solare. Dai, allora bisogna impostare, io sì. Questo adesso non voglio perdere, bisogna impostare tutto il ragionamento sulla fuoriuscita dall'era dei combustibili fossili entro il 2050. Ci sono studi degli Stati Uniti, posso farlo. Questo è l'obiettivo, invece la regione continua a ragionare in termini di turbo gas. Vabbè, adesso no, ma tutto gas. Con l'Onara, il comerziale ancora imposta tutto sul turbo gas.
Posso? Prego. Volevo fare solo due domande all'architetto di Modena, perché diciamo, è l'unica che può dare concretamente risposte su progetti già attuati. Per quanto riguarda le problematiche locali, sono state già esposte dagli amministratori, consiglieri della politica locale, diciamo. Ecco, le voglio fare due domande. Come siete riusciti a superare problematiche analoghe che immagino avete avuto anche voi al momento delle prime attuazioni di questi progetti, e che ricaduta ha avuto l'attuazione del progetto sull'occupazione locale? Però il problema è veramente dentro la struttura, ma non solo a livello di mancanza di competenze, proprio a livello di edilizia mentale, e forse non solo mentale, proprio le smarcature. E, quindi questo è l'elemento, secondo me, centrale in cui bisogna andare. Questo fa sì che poi la questione del nonno di soldi, che diceva Taglionini, diventa l'alibi per non fare nulla, quando in realtà, qui ci sono esempi, due esempi diversi, nessuno dei due ha fatto come quindi riporto sempre ad esempio, tra l'altro, sulla pubblica illuminazione o sul bocciodromo, di cose che si possono fare. Si possono fare, le soluzioni sono tante, perché il mercato, chi si conosce la mia storia sa che sono diventato più creo dal mercato, ma il mercato è un po' più veloce a muoversi, quindi il mercato si è accorto 5 anni fa che i comuni non ci avevano i soldi da spendere, quindi ha smesso 5 anni fa di dire c'è una cosa che costa 2 milioni di euro e poi ti porterà tra 20 anni 3 milioni di euro. Arriva il mercato, ormai in comune, lo sapete, e dice c'è la soluzione, c'è i soldi, c'è tutto, l'internet è questo, questa è da dove arrivano i soldi. Questa è la premessa, però per chiedere in realtà questa cosa, perché mi preoccupava un po' della... c'è un passaggio di Porto dove parlava dell'Enel, perché purtroppo l'Enel sulla pubblica illuminazione ha la peggiore proposta che ci sia in Italia dal punto di vista tecnico, però ha una capacità propositiva migliore di altri. Allora a me preoccupano molto le operazioni di aggregazione, perché sono quelle prima di tutto che tagliano fuori l'economia locale, che io credo in questa base storica occorre invece in qualche modo, e poi sono quelle che appunto portano via per molto tempo il controllo, in questo caso la determinazione, che può valere per tante altre cose, alla politica, diciamo, al territorio di alcuni impianti. Siccome anche sulla pubblica determinazione ce ne sono tantissimi interventi che non hanno bisogno di passare per global service ventennali, eccetera, perché quello è veramente un settore dove il muro c'è tanto, quindi si può pagare tanto. Arrivo alla domanda. Ho visto che avete, vi siete orientati su delle gare d'appalto molto grossose, molto grosse, dove dentro c'è tutto. Ora io non so se appunto è una cosa che magari fate in Emilia Romagna funziona. Io il timore che ho che per riportare quel modello lì da noi sia molto complicato. Uno dal punto di vista, per tutti i motivi che abbiamo detto, del costruirla la gara, nel senso che per come conosco il territorio, mettere insieme 10 comuni per fare un'unica gara non si farà giorno a, cioè riusciremo a fare una gara sull'efficienza quando in Emilia Romagna la pubblica amministrazione non esisterà più, perché avrà diventato l'illuminazione sulle tue stelle, subito la noi avremo magari riduttori di flusso che già non fa più nessuno. E poi anche dal punto di vista della risposta, nel senso che temo che quel tipo di gara lì finisca per portare poi a non a quella che potrebbe essere un concetto virtuoso, all'aggregazione diciamo, delle realtà produttive sul territorio che fanno atti che rispondono, ma arriva il grosso dall'Emilia Romagna, probabilmente se non dalla Francia, insomma, facilmente dall'Emilia Romagna abbiamo vissuto con le messe biologiche, questa roba ci piangiamo. Quindi volevo capire se voi avete scontrato che in realtà rispetto a questi due problemi non è un grosso problema. Io comunque rimango l'idea che nel
proprio la domanda perché mi interessava capire quella che è l'incidenza del consumo delle cittadine residenziali, perché il problema che poneva Luciano nel punto del dirigente, ma è molto forte anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. E stavamo ragionando, insieme al Presidente, con Tarcisio, di mettere in cantiere anche con le risorse del europeo per formare dei formatori che a loro volta possono andare nelle civili abitazioni e far capire quelle che possono essere gli interventi, quelle che possono essere le risorse che si devono spendere, quelle che possono essere i risparmi completi, e stimolare anche degli incentivi, per esempio delle politiche regionali che possono aiutare questo tipo di interventi, e si ricollega anche al ragionamento della ricaduta occupazionale che a me sta a cuore. No, mi interessava quel bel progetto dell'energia famiglia, ecco, per capire come siete intervenuti, cioè come avete trasmesso l'informazione alle famiglie e se sono state affiancate anche da delle politiche di incentivi, eccetera. Scusa, mi leggo solo a questo. No, 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 visto che sul tavolo si è detto che manca una strategia di comunicazione, che la comunicazione è fondamentale, che adesso appunto si dice anche come possiamo informare le famiglie. Ma santo Dio, io so che c'è un sindaco piuttosto famoso adesso in Italia che ogni martedì va nelle sue scuole a parlare di questi problemi e che coinvolge attraverso questo anche le famiglie. Ma non è, non, dico, ma come si fanno a tenere fuori i ragazzi di scuole che hanno istituiti tecnici industriali in cui si studia geometri, in cui studiano, da tutto questo discorso, cioè dalla politica energetica ambientale? Allora io domanda che faccio è. Dobbiamo fare il distretto della meccatronica qui. La domanda è che manca secondo me, e questa è la spiegazione anche perché si è così pochi poi a discutere, perché i dirigenti non capiscono niente di queste cose, manca il fatto di non aver mobilitato l'interesse di quella gente lì, che è quella che si deve poi beccare tutta questa roba nel prossimo futuro, compresa la disoccupazione dovuta ai patti di stabilità, a cui non abbiamo spiegato che l'Italia è bloccata perché facciamo politiche vecchie e non politiche nuove. Quindi se non c'è, se noi non andiamo a dire alle persone, cioè a 7 milioni di ragazzi che ogni mattina entrano nelle scuole, qual è il problema vero? Non abbiamo creato i presupposti per creare interessi e composizioni, aggregazioni di interessi per bloccare i poteri che oggi penso che Modena abbia affrontato anche questo. Però se posso adesso dire, se no mettiamo in barca la discussione. No, posso dire la dico, uno, la mia opinione, perché non è che siamo terremotati così come l'ultimo territorio del mondo. In realtà ci sono delle cose in campo che fanno parte della strategia di, devo dire, pochi, no? Perché ne parlava prima Tagliolini, sono 10 anni che ci si lavora, no? A fare delle cose, a mettere insieme delle politiche virtuose. In realtà esistono, per rispondere al mio collega di giunta, degli esempi di borsino energetico, di programmi fatti con fondi tipo IE sulla formazione, comunicazione, educazione. E esiste tutto quello che diceva prima Benini, cioè le cosiddette buone pratiche, anche all'interno del coordinamento nazionale dove c'erano amministratori, ma anche alcuni dirigenti, no? Che hanno sviluppato una storia della riflessione e delle azioni in Italia. Se vuoi andare sul sito del coordinamento, lì c'è un lo prendi e dici questo deve fare un sindaco. Ci sono tanto, caro sindaco Roglobal, un testo bellissimo dove ci sono i 10 criteri per dire questo è un buon sindaco, questo non è un buon sindaco. Va a vedere dove deve fare un sindaco, si sa, insomma, no? Poi il come adattare queste politiche, queste buone pratiche su un territorio, su un altro, un territorio c'ha la discarica, un altro non ce l'ha, un territorio c'ha la linea ferroviaria, un altro non ce l'ha, quindi alcune modalità sono di sostituzione, di emissione, sono banali. Allora, detto questo, io non so come abbia fatto Modena, ce lo dirà, ma io credo che Modena, la città o la provincia, non avevano l'indebitamento che io ad esempio ho trovato nell'ente provincia. Io avevo un indebitamento legato a delle infrastrutture fatte, cioè non sono tributati via, perché le province sono una delle entità, non la difendo perché mi faccio, cioè sono pagato dalla provincia, ma sono una delle entità pubbliche che ha maggiore efficienza di spesa a fronte di tot risorse. Quindi adesso chiedo a lei di fare questa analisi anche sulla capacità di debitare. Devo dire che sul tema noi siamo tutti
principali sono le persone competenti, questo secondo me è fondamentale. Però cioè, noi abbiamo una vita difficile, non è che riusciamo a portare avanti i progetti semplicemente di voi, è che il dialogo può essere vicino ai comuni, ma una struttura come l'agenzia per l'energia vicino ai comuni, alla fine noi ci sono tecnici, noi siamo un'associazione di pubblici, noi spostiamo al privato, però noi facciamo da tecnici per i comuni e siamo snelli per i pubblici e riusciamo comunque a aiutare, a sollevare il percorso da chi del finanziamento fino a realizzare i progetti. E questa facilità, devo dire, che ha semplificato molto il processo. Credo che sia importante, ecco. In Emilia Romagna siamo rimasti l'unica agenzia per l'energia, qui, e bisogna anche che ci sia la volontà da parte della politica locale di mantenere, di supportare la presenza di questo tipo, non economicamente, perché comunque noi vendiamo i nostri servizi come qualsiasi altra società, mercato. Abbiamo oltretutto dei soci piccoli, 200 euro all'anno. Cioè, veramente ridicolo, è solo significativo per comunque e quindi ci autososteniamo nei nostri servizi e cerchiamo, essendo una situazione non profit, riusciamo a tenere dei costi molto più bassi rispetto alle società private e riusciamo soprattutto a prendere finanziamenti europei e portare sulla dependenza, questo sicuramente è importante. Però devo dire che sia fondamentale mantenere uniti gli assessori, perché comunque di informarli, questa è un'attività che viene sottovalutata, che è fondamentale e soprattutto creare delle buone pratiche e portarle in giro, perché ho visto che quando si riesce a realizzare una buona pratica, come ad esempio la sua una buona pratica, poi anche gli altri comuni sono premurazione, comunque vedono che qualcuno ce l'ha fatta e allora qualcuno parte anche però diciamo che questo quadro è tantissimo. Noi spesso organizziamo degli incontri con i nostri soci per presentare buone pratiche del territorio, perché poi magari ogni comune poi condivide all'interno del suo territorio, magari uno non sa cosa ha fatto il comune vicino, però meno quella non sa cosa ha fatto la montagna o che nelle montagne. Qui facciamo degli incontri con i comuni, presentiamo magari bandi nuovi, e opportunità nuove, finanziamenti che sono arrivati e poi facciamo una carrellata delle buone pratiche che sono state portate avanti a alcuni comuni e quindi questo è importante, ecco, credo che sia per muovere il territorio. Per quanto riguarda le gare, ad esempio la provincia di Milano ha scelto, loro sì che hanno fatto una politica di gare grosse, nel senso che hanno fatto della provincia di Milano una stazione appaltante, una vera e propria stazione appaltante, che pubblica un'unica gara per tutta la provincia. Noi invece facciamo le gare per il comune o per l'unione di comune, nel comune o l'unione che diventa stazione appaltante. Per cui queste sono gare piccole, non sono gare grandi. Gare piccolissime, noi abbiamo mandato le gare per 11 comuni, quelle erano gare grosse, sia sulla pubblica che sulle gare. Però per chi fa gare, il problema che deve essere sempre ben chiaro, quindi il problema che c'è la gara riserva, uno deve costruire la gara in modo tale che appunto sia più utile, perché adesso è riuscito a correre un report sulle gare in Italia con il 70% e delle gare con finanziamento da 20 terzi va a zero. Bisogna stare anche lì quando si costruisce la gara e per quei punti lì non era pensato di andare a fare questo punto. Mi preoccupa di più l'aggregazione delle tipologie di mettere insieme la pubblica illuminazione e quelle che hai, per esempio.
adesso hanno iniziato a proporre il blocco illuminazione pubblica efficientemente energetico. Sì, anche perché è integrato. Però vediamo, però, vediamo anche fuori la preoccupazione. Mi dicono, mi consigliano di chiudere, ragazzi. Adesso dobbiamo tacitare, tagliare la voce.